Salve a tutti e bentornati in questa serie di Minecraft che non ha molto senso da come è iniziata, ma che continuerà avendo ancora meno senso, dato che adesso ho deciso che voglio espandermi sul mare, avendo tutta questa bella terra qui. Perché ho deciso di fare questo? Semplicemente perché non ho voglia di mettermi a spianare, a me non piace questo dislivello che si può creare tra le mie strutture. Mi sono affacciato qua dal dirupo e ho visto... Bene, bello. E oggi ci occuperemo delle api, indagheremo sul sogno e niente, nient'altro. Quindi andiamo a prendere un paio di api dello stesso tipo, Princess e un drone, immagino che funzionino in questo modo. E proviamo a fare una bee house, che sarebbe una specie di alveare artificiale. Quindi le slab e il cosino qua in mezzo, ne possiamo fare 7 e le facciamo tutte. Per cui così dovrei già avere le slab a voglia e il legno. Ok, perfetto, ne abbiamo 7. Andiamoli a piazzare e vediamo un pochino come si comportano. Secondo me le api hanno bisogno di... Avevo visto un alveare? Me lo sono sognato? Sì. È vero, ormai ho un problema con gli alveari, non ci posso fare niente. D'accordo, io sono sicuro però che le api abbiano bisogno di fiori e quindi penso che adesso creerò un'altra piattaforma simile a questa, ma nella quale potrò mettere della terra e dalla terra trarne dei fiori. Torno presto. Ok, io ho espanso la struttura e spero che non serva dell'erba a queste api. I fiori si possono mettere qua sopra, ma l'erba come ce la pianteremmo? Allora, io direi che se qua facciamo il muro, le mettiamo di lungo così. Anzi, no, forse le dovrei mettere al centro. Sì, anche se il centro non c'è propriamente. Ops. Così e così. Spero che mi droppino un altro di quei cosi perché questa cosa qui è inaccettabile. Comunque, mi scuso per l'episodio precedente, ma dove ho voluto fare l'esperimento di utilizzare il constant frame rate. Che cosa fanno questi? Ah, no flowers. Ok, perfetto. Ho fatto bene a organizzarmi allora. Ok, mettiamo fiori tutto intorno. Beh, c'ho diversissimi tipi di fiori. Ecco qua. Intanto fatemi vedere un attimo. Ok. Controllavo un secondo la mod. Che cosa farà questa? Capisco, quindi sono presenti delle api strane. Va bene, non ha importanza. Per adesso andiamo a prendere le altre e portiamole dentro. Allora, vediamo un po'. Mettiamo una Unusual Princess con un Unusual Drone. Sembra, vediamo un po' se sono contenti. No. Ah, invece sì, sono contenti, l'hanno trovato. D'accordo, ora mettiamo la Unusual l'abbiamo già messa. Quindi questi qua li togliamo di mezzo un poco. La Mizzou l'abbiamo messa? No. Allora, quindi rendiamo questa principessa una regina. In questo modo. Qua penso che ci vadano i frame. Quelli là che non potevo fare nello scorso episodio, ma che ora posso fare. Grazie alle strings che mi droppa l'item che mi ha droppato un ragno stanotte. Ok, qui adesso metteremo una di... Ah! Le principesse sono finite. D'accordo, mettiamo un poco questa Unusual Princess con questo drone. Valiant drone. Vediamo un pochino che regina esce fuori. Esce fuori ovviamente una regina inusuale. Facciamo un po' di combinazioni, magari succede qualcosa di incredibile. Questi frame aumentano la produzione. Quindi production per 2. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere subito. Aspettate però. Prima dormiamo.
Ok, per te quando è notte, scusa? Vabbè, non fa niente. Non perdiamo tempo. Ah, per favore. Comunque sembra che i mob non possono passare attraverso le mie porte aperte. Per qualche strano motivo. Vabbè, non che la cosa ci dispiaccia, eh. La cosa a noi piace tantissimo. Avete... Ah, sono andate a letto perché è notte. Ho capito. Va bene, io questo lo posso mettere qui da qualche parte? No. Questi sono i drop, questo è il coso dei drop, certo. Not right enough. Vabbè, scusatemi, se io facessi sta cosa invece. Ok, adesso è abbastanza luminoso, ma è comunque notte. Va bene, vado a dormire. Ora vi espongo un po' i miei piani prima di concludere l'episodio. Intanto, quella piattaforma lì la sto ampliando parecchio. E in questo momento, allora, successivamente coprirò le api perché ho intenzione di metterle in un ambiente adatto a loro, qualcosa di chiuso, con tanta luce che possa permettere alle api di vivere una vita tranquilla e non in mezzo al bug che fa crashare il gioco. Ehi, attenzione, non era così crashato in fondo. Bene, sono contento. Quindi, il mio obiettivo era quindi espandere quella piattaforma per fare cioè una zona dedicata alle farm, una zona dedicata alle api, una zona dedicata agli animali e una zona industriale dedicata all'automazione e la produzione di materiali. Infatti, come vedete, ho lasciato qui uno spazio vuoto apposta perché lì ci andranno i nostri macchinari. Prima di fare quelli, però, avremo bisogno di fare una bella spedizione in caverna e prendere assolutamente dei tantissimi materiali. Ci serviranno un sacco di materiali per poterne produrre di più. Perché è questo lo scopo? Noi facciamo tutto questo semplicemente per produrre sempre di più. E una volta che avremo avuto tutto quello che il mondo potrà offrirci, potremo ritenerci soddisfatti e potremo andarcene e lasciare questo mondo. Sapete cos'è che mi attira parecchio? Una Sky Factory. Quelle mappe dove c'è solamente un albero e un blocco di terra e tu devi divertirti creando tutto da quell'albero e da quel blocco di terra. Certo, fanculo alla legge della conservazione dell'energia, però sembra molto divertente. Non so se prima o poi la farò. Cioè, voglio dire, in privato sicuramente ne inizierò una, ma non so se la porterò anche su YouTube. Ah, e volevo anche dirvi che probabilmente inizierò a fare qualche live streaming perché ho notato che passo parecchio tempo su questo gioco off camera e ci sono parecchie parti che non vedete, alcune sono tediose ma alcune anche divertenti, non vedete le scoperte che faccio, le reazioni che sempre che faccio, però faceva semplicemente, era una ripetizione, non lo volevo dire. Non fa niente, non siamo fiscali qui. A parte io sono fiscalissimo. Allora, ho questo legno e posso tornare ad espandere la mia base. Oh, sì, ma chissà per quale motivo ho deciso di farla sul mare. Che sono stronzo, probabilmente. Vabbè. Uso le slab per un motivo principalmente. Ah, guardate qua. Le api prima avevano finito di fare. Mi hanno droppato queste api qui che ho messo dentro questa chest per le api. Cioè, questa qua in realtà si chiama chest per apiaristi, no, per apisti, qualcosa del genere. Si crafta in questo modo. No, scusatemi. Questo si crafta in questo modo mettendo il miele attorno a una chest, a una cassa e del vetro normalissimo sopra. Mi dice cioè i genomi delle specie che sono ancora sconosciuti. E non so in realtà che cosa significhi questa cosa. Comunque qui c'è un po' del miele che stanno producendo. Ogni tanto lo producono. Senza. Cioè, eccolo qua, prima che finisca. Ah, Cocoa Combo, questo è nuovo. Qui dentro. Posso usarti per fare il cacao per caso? Beh, posso usarti per fare il blocco. Per fare il.
Non saprei proprio dirvi cos'è. Ah, posso usarlo in una centrifuga per fare questa polverina strana e il cacao. Quindi ci serve una centrifuga. Vediamo un pochino a che serve questa polverina. Oh, posso fare delle torce. Posso fare questo, che non so che cosa sia. Aia, la mia schiena, che dolore. Ah, interessante. E questo? Che cos'è? Buildcraft sa transport. Che cos'è? Ah. Fluid. Oh, ho capito. Ma questi qua sono della Buildcraft. E non posso usare direttamente quelli là della Thermal Expansions. I duct, questi qui. Sì, guardate, ci sono gli hideduct e tutto il resto. Vabbè, poi dipende da quale è più facile collegare, eh? Magari si possono anche collegare tra di loro, non lo so. Ah, guardate come cresce qui la nostra roba. Molto bene. Avevo intenzione anche di fare un campo a parte per il grano e questo. Infatti l'avevo fatto così grande perché pensavo che non ci fossero altre colture a parte il grano. E invece c'erano. Mi sono sbagliato. Va bene, io continuo a costruire questa zona per gli animali. Ecco qui, sono diventato vecchio mentre lo costruivo. E che cavolo però. Ci ho messo seriamente una vita, ma di chi è stata l'idea di fare sul mare le cose? Beh, non c'è nemmeno una luce in giro. Avrei dovuto aspettarmelo. Beh, andate in mare, va. Non voglio ricombattere contro di voi. Oddio. L'ascia di ferro fa danno, eh. Oh, ok, si prende con l'ascia il cocomero qui. Bene, fatemi zappare un po' qua e fatemi fare più semini di codesta pianta. E poi devo raccogliere anche quello lì che è cresciuto. Oh mio Dio, mi sono cagato sotto. Vabbè, ah, ho capito, me ne vado a letto, me ne vado a letto, vado a letto, vado a letto, vado a letto, ciao ciao. Oh mio Dio, ho avuto davvero una paura incredibile. Sì, ok, e vabbè, ah. Devo mettere più lumi qui. E quello c'ha una spada. Vabbè, non potete entrare dentro, ma quello là aveva una spada. Quello là era un creeper. Questi qua sono creeper. Beh, sì, di fronte a casa mia. Non è esattamente. Dio, vi prendo a zappate, sapete? Tutti i miei materiali. Lasciatemi riprendere creeper, no. E dai, lasciatemi in pace. No. No, vabbè, casa mia è intatta almeno. Quel buco già c'era. Non fa niente. Tanto non potete entrare, vero? Esatto. Ecco. Però mi ha ucciso un ragno, sono contento. Via, muori. Vabbè. Non ricordo nemmeno che cavolo stavo a dire. Ah, giusto, che servirebbero delle luci qui in giro. Mi sono avanzati 4 pezzi di carbone, ci posso fare tante cose. Ah, ho sprecato una maniera, cioè una quantità innumerevole di legno per fare quella roba lì, delle fence, delle staccionate. Madonna, ma se posso andare a letto. Oh, posso anche andare a letto, non immaginavo di avere questa autorità. Morite tutti, ma mori, morite. Ecco fatto. E ora quando moriranno mi daranno pure l'exp. Mi scusi, se ne devi andare. No, l'exp non me l'hanno data. Non me l'hanno data, peccato. Vabbè. Salve. Salve. Comunque vorrei toglierli sti cosi. Se qualcuno di voi sa come.
Ho lasciato la spada dentro, penso. Ti prego, non farmi del male. Vabbè, finché è solo un buco non fa niente. Comunque, quello che volevo fare adesso è andare a mettere un po' di torce in giro, perché da quello che ho capito è necessario. Facciamo una cosa, faccio una cosa pure abbastanza caruccia. No, però non con questa che la tolgo dopo 40. Ah, ecco qua, un pezzo di terra, perfetto. Non proprio, ma va bene lo stesso. Ecco qui. Una lì. Una qui. Dai, torciamo un po' questo posto. Ah, le api hanno finito tutto. Sono tutte ignobili, vero? Questo. Oh, invece c'è una pristine. Ignobile. Ignobile. Fatemi vedere un attimo se posso mettere la pristine qui dentro e me la conta come una principessa. No, non dice niente, va bene. Poi metterò io a rifare le api e tutto il resto. Intanto vorrei proprio vedere di che cosa si tratta questa roba. Ok, hops e nient'altro. Ma sì, li posso mangiare? No, non ho idea di a cosa servono allora, se non si possono neanche mangiare. Vabbè, intanto c'ho la terra per cui li semino qui. Non è che è caduto l'altro? No. Vabbè. Hops, vediamo un po' che cosa servono. Allora, si mettono in questo materiale e serve in questo macchinario, serve per fare l'olio, servono per estrarre. Servono per estrarre cose da là dentro. Ok, va bene. Suppongo che vada bene. Per quanto riguarda il resto delle luci, vabbè, piazziamole un po' a caso. Tanto, chi se ne frega. Vorrei farne almeno un'altra fila di questi, che magari sono la pianta più utile del gioco e noi non lo sappiamo. Per quanto è certo che cresce proprio lentamente questo grano. Vorrei, tipo, fare una cosa del genere. Così, no, 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 questa no. Ecco qua. Così da avere un po' di luce qui in giro. E niente, prenderò gli animali prima o poi, quando avrò voglia. Queste api è tempo di rimetterle a fare. E mentre lo faccio, io vi auguro una buona giornata. Spero che vi siate divertiti a guardare questo video. E vi invito a tornare nel prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Boom qui sotto, basta cliccare sul tasto iscriviti, mettete pure la campanella perché altrimenti non vi arrivano le notifiche. Iscrivetevi, anzi seguitemi anche sulla pagina Instagram di Presente Indicativo, trovate scritto in descrizione come si scrive, perché lì sì, avrete un po' di mia vita privata, un po' di foreshadowing forse sulle cose che andremo a fare nei prossimi episodi. Ho finito? No, voglia. Insomma, vi aspetto.